Lei, signor Presidente, ha tenuto fede al suo dovere istituzionale di riferire in Parlamento. Ne prendo atto e ne prendiamo atto con piacere. Ma devo anche dirle che tutta una parte della sua relazione rispetto al fatto o l'avvenuto degli ultimi 15 mesi, come dire, è un po' tardiva, perché le dissociazioni postume da un ministro di cui si è coperta fino a ieri ogni scelta, ogni atto, ogni decreto, ogni comportamento, queste dissociazioni postume mi sembrano un po' troppo comode. Veda, nella mia esperienza parlamentare difficilmente è esistito un governo da cui io mi sia sentita così estranea, perché invece le due forze che hanno espresso l'attuale esecutivo sono e sono state le manifestazioni della stessa ostilità alle regole della democrazia liberale e dello Stato di diritto. Può darsi che pensassero diverso, ma hanno agito identicamente e in solido e in solidarietà. Per questo le dico che le dissociazioni postume non sono granché convincenti. Per quello che posso contare, io penso che si debba continuare tutti quanti, a battersi per affermare un'alternativa alle politiche perseguite fin qui, in nome dei valori che avete calpestato, quelli dell'Unione Europea, delle libertà economiche e civili, del multilateralismo, dell'integrazione internazionale dell'Italia, della responsabilità fiscale, dell'equità intergenerazionale, della sostenibilità ambientale e dei rispetti dei diritti umani fondamentali. Anche la sua lettera sugli immigranti era tardiva e postuma. Peraltro qualcuno si deve preparare a farne un'altra, visto che è in arrivo un'altra nave con 356 disperati a bordo. Ma dopo 14 mesi di governo solidale, non abbiamo un paese né più ricco, né più sicuro, né più giusto, né più dinamico. Tutto al contrario. Abbiamo un paese incattivito dalla frustrazione e dal senso di impotenza, che alcuni continuano ad esacerbare accusando l'Unione, i mercati internazionali, i migranti e tutti quanti a congiurare contro la prosperità dell'Italia. Ora pare spetterà al Presidente della Repubblica, ho chiuso, verificare se sia possibile un nuovo esecutivo. Ma se tutti i governi con una maggioranza parlamentare sono ugualmente legittimi, non sono per questo ugualmente accettabili. E mi sembra anche che questa improvvisa deferenza al Presidente Mattarella a me pare nasconda qualcosa che, detto in una parola povera, recita: abbiamo combinato in questi 15 mesi un gran pasticcio, in queste ultime settimane non ne parliamo. Presidente, non sappiamo come uscirne, ci aiuti lei. Questo è quello che, detto in parole povere, sta avvenendo. Penso però che un nuovo esecutivo che si fondasse sull'ennesimo tributo alla retorica antiparlamentare, compresa la definitiva approvazione del taglio dei parlamentari fuori da qualunque disegno di riequilibrio costituzionale, non sia accettabile. Né è accettabile un governo che si proponesse ad attuare la parte gialla del programma dell'ex maggioranza, come se depurato dalle proposte leghiste, questo programma potesse diventare d'improvviso condivisibile anche da chi non l'ha mai condiviso.
ma quello che è certo è che il governo della demagogia è arrivato al capolinea e mi auguro che in questa legislatura non ne parta un altro della stessa natura e dello stesso segno, che invece di papete governerà da Bora Bora. Grazie.